Una commedia delicata, dai toni soft, di sapore mitteleuropeo. La sceneggiatura di Mogherini, anche regista, Alessandro Bencivenni, Domenico Saverni, Luciano Vincenzoni, che dovrebbe suscitare il sorriso e non la risata sgangherata. Divertimento all'insegna del buon gusto, il che non è poco di questi tempi. Stiamo parlando del film Come dura l'avventura, un film che avrebbe potuto interessare Walter Matthau e Jack Lemmon. Lo dice Flavio Mogherini, il regista di Per amore di Ofelia, Le braghe del padrone, La ragazza del pigiama giallo, senza presunzione o velitarismo. Serviti da un copione agile, da una storia ricca di spunti, afferma Banfi e Villaggio, non influenzati da cadenze dialettali, sono due eccellenti attori brillanti. L'uno non ripete il pugliese cafone del porca puttana, l'altro non è il ripetitivo Fantozzi. Qui offrono il meglio delle loro caratteristiche artistiche, insieme a Gastone Moschin, Flavio Bucci e Alessandro Haber. E veniamo al film. È la storia di tre uomini sull'orlo del suicidio, che incontrandosi sono protagonisti di una serie di avventure e artefici di fregature che finiscono per coinvolgere chi li ha progettate. Si ritrovano in Africa, nel deserto del Sahara, nelle distese di ghiaccio del Polo Nord, naufraghi infine su un battello in balia delle correnti di Capo Nord. Ed è facile immaginare quali situazioni vivano, inanellando spunti e pretesti o rilari comici e grotteschi pur di sopravvivere. Spero tanto di aver confezionato un film godibile, precisa Flavio Mogherini, che possa in certo senso ricreare un clima di fiducia verso la commedia italiana, in questi ultimi tempi mi sembra è apparsa prova di essere inventivi e stanca nei temi narrativi. Il mio contributo al film sono soddisfatto, come sono d'altra parte soddisfatto dell'impegno che Lino Banfi e Paolo Villaggio hanno profuso nel crearsi come attori. Ho cercato quindi di fare un film molto diverso da quelli di puro intrattenimento. Lino Banfi è il faccendiere Zappalò. Paolo Villaggio è Bigazza, uno squinternato fanatico di nautica. Gastone Moschin è una canaglia di industriale. Brigitte Boccoli, 15 anni, esordiente protagonista 13 della ragazza dei Lillà, dello stesso Mogherini, e oggi presenza fissa di Domenica Inn alla TV, è Crista, una ragazza dapprima dall'aspetto mostruoso, poi ricostruita in un istituto di bellezza affascinante e splendida fanciulla. Anche lei fa parte dell'avventura.